Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video vi presento il mio ultimo kit digitale, lavanda, che farà parte come ultimo kit dell'album Flowers che sto disegnando con, diciamo, ogni pagina a tema fiore diverso. Dico l'ultimo kit perché ormai l'album è quasi al termine e praticamente farò, l'ultima pagina con la realizzazione poi della copertina. Questo kit ha dei colori così molto chiari, visto che andiamo verso la bella stagione, speriamo perché questa settimana il tempo è di nuovo orrendo, ma vabbè. Ho voluto fare di nuovo una cosa molto molto più chiara e più allegra. Quindi vi faccio vedere, le pagine una per una. In questo kit ci sono più pagine di quelle dei kit soliti perché le pagine sono 16, però quando appunto ho disegnato mi sono venute, boh, mi è venuto un po', mi sono venute delle cose che mi piacevano e ho preferito tenere tutto e fare più pagine in buona sostanza. E quindi questo è il risultato. Questo con i telai. Invece questo appunto con, vedete, ho disegnato questo mobiletto shabby, un po' così, diciamo che è una lavanda un po' shabby. Ci sono delle pagine che chiaramente sono più neutre, in modo da poterle abbinare alle pagine decorate, ma per fare dei lavori magari più basici, oppure le basi dei supporti per poi decorarle appunto con i particolari che ci sono nelle pagine con le decorazioni. Vedete, questa è un'altra pagina basica. Questa in più ha anche le scritte e qualche particolare in più. Questa sul verde, diciamo che le tonalità basiche sono il bianco, il lilla e il verde. Sono questi tre colori che ho utilizzato sia per le basi che per le varie decorazioni. Qua abbiamo la pagina con le scritte, ma sul verde, quella di prima era sul viola. Qui ho di nuovo un mobiletto diverso con una sedia shabby. Vedete, qua c'è il damascato dietro. Pagina basica verde. Qui un foglio con questo pattern fatto da libri e lavanda. Lavanda, chiaramente, come pattern. E poi trovate ancora tre fogli che ho fatto con gli elementi vari da poter ritagliare per decorare le vostre creazioni. E quindi ho fatto una pagina a 4 di elementi da ritagliare. E altre due pagine, una e due, con dei piccoli già pronti libricini, oppure chiaramente con i disegni più piccoli che potete, come fate per gli elementi, ritagliare e utilizzare come meglio credete. Quindi questo è il mio nuovo kit lavanda. Spero che vi piaccia, scrivetemelo nei commenti. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro dove utilizzerò le mie carte. Un abbraccio e a presto!